Andrea De Logu ha vissuto momenti di grande agitazione per un motivo in apparenza bello. In apparenza, appunto, ecco cosa le è successo. Andrea De Logu, nota conduttrice e volto amato della televisione italiana, si è trovata al centro di una controversia inaspettata, sollevata da un gesto che, apparentemente innocuo, si è rivelato fonte di inquietudine. Il suo recente post su Instagram ha svelato una situazione che molti interpreti del romanticismo moderno potrebbero sottovalutare. La ricezione di un mazzo di fiori da parte di un ammiratore anonimo ha scatenato in lei una profonda riflessione, portando alla luce le sfide che donne pubbliche e celebrity affrontano quotidianamente in un mondo sempre più connesso, ma paradossalmente, anche più invasivo. Un gesto di affetto o una violazione della privacy? Si sono chiesti in molti, mentre De Logu ha deciso di non restare in silenzio di fronte a questa ambiguità. La sua risposta è stata chiara e incisiva, rivelando non solo il suo stato d'animo, ma anche una crescente consapevolezza sulla necessità di ridefinire i confini del corteggiamento nell'era digitale. Le parole di De Logu risuonano come un avvertimento. Il romanticismo può facilmente trasformarsi in una forma di invadenza, un tema di cui parlare con urgenza. La condivisione della sua esperienza ha infatti aperto un dibattito che coinvolge anche i suoi follower, invitandoli a riflettere sull'importanza di stabilire una comunicazione chiara e rispettosa, anche nei piccoli gesti. Un regalo che spaventa Andrea De Logu. Ecco i fatti. Io lo so che pensate di essere romantici. Non lo siete, con queste parole, Andrea De Logu ha avviato la sua riflessione su Instagram, accompagnando il messaggio a una foto del mazzo di fiori ricevuto a casa. L'attenzione del pubblico si è immediatamente concentrata sulla contraddizione che spesso contraddistingue i gesti di corteggiamento moderni. Nella sua storia, De Logu ha messo in luce come la volontà di apparire misteriosi possa, in realtà, travisare la percezione di affetto e attenzione. Ha chiarito che, sebbene l'autore di questo gesto probabilmente non avesse cattive intenzioni, ricevere un omaggio anonimo può rapidamente trasformarsi in un motivo di preoccupazione, perché l'autore in questione conosce l'indirizzo di casa sua. La conduttrice ha infatti espresso il timore rispetto alla sua sicurezza personale, suggerendo che l'assenza di una firma sul pacchetto possa essere interpretata come una mancanza di rispetto per la propria privacy. Il messaggio della conduttrice ha toccato un nervo scoperto, rivelando il punto di vista di molte donne che si sono trovate in situazioni simili. In seguito al suo post, numerosi follower hanno condiviso le loro esperienze personali, dimostrando che il malessere legato a questi gesti non è un fenomeno isolato. La conduttrice ha quindi chiarito che, non si tratta di essere delle stronze, ma di fare appello a una maggiore consapevolezza e sensibilità nei confronti delle dinamiche relazionali. La posta in gioco è elevata. La differenza tra un gesto affettuoso e un'invasione della privacy è sottile, ma rilevante. Smettete di credere a un romanticismo tossico. Le parole di Andrea De Logu. Smettete di credere a un romanticismo tossico, è l'affermazione che ha fatto vibrare il suo messaggio e ha trovato eco in molte delle sue lettrici e follower. Andrea De Logu, con la sua franchezza, ha esortato tutti a riconsiderare il modo in cui si approccia al corteggiamento. La contrapposizione tra affetto e invasione è al centro del suo ragionamento, evidenziando che un gesto romantico, come l'invio di fiori, deve essere accompagnato da una firma e da un contesto che ne giustifichi l'intento. Ci si firma prima di tutto, ha scritto De Logu, sottolineando che un amore autentico si basa sulla trasparenza e sul rispetto reciproco, piuttosto che sulla misteriosità. Le parole di De Logu hanno anche un forte valore educativo. Invitano a riflettere su come corteggiare non debba mai tradursi in un'invasione della privacy altrui. Ha spinto i suoi follower a mettersi nei panni degli altri, evidenziando che sia uomini che donne possono sentirsi minacciati da gesti che,
pur volendosi affettuosi, risultano inappropriati. La questione di come le persone si relazionano tra loro nell'era moderna, nella quale la presenza sui social può offuscare i confini personali, è diventata un tema di riflessione cruciale. Andrea De Logu, con coraggio, ha aperto un dibattito necessario su ciò che significa veramente amare, in un contesto dove la privacy sembra sempre più essere messa a repentaglio.